Allora, Cesaridità, sicuramente la partita più bella anche a livello personale fino a questo momento per quanto ti riguarda. Sì, sicuramente a livello personale è stata una partita impegnativa e niente, sono contento della prestazione personale, quindi adesso c'è da lavorare per continuare su questa strada. Quando il migliore però è il portiere, c'è sempre qualcosa che non va. Sicuramente non è stata un'ottima partita da parte nostra e la analizzeremo una settimana col mister e cercheremo di vedere dove abbiamo sbagliato. E anche dal punto di vista difensivo sembra essere cresciuta. Sì, sicuramente nel reparto difensivo stiamo facendo bene. È chiaro che la fase difensiva non la fa solo la difesa, ecco, la fa tutta la squadra. E devo dire che al momento stiamo andando bene. Andrea Federi ha detto che però non sembra più la stessa Samba da Lumezzane. Ma è chiaro che in queste tre partite abbiamo raccolto 3 punti. 2 in casa e 1 fuori. È normale, però vanno analizzate partite per partite. Oggi sicuramente delle tre è quella che abbiamo demeritato di meno, cioè demeritato di meno, ecco. Senti, rigore, hai battezzato un angolo in quella circostanza, sì. Oppure fai come ha detto il portiere del Modena nelle scorse, che conosceva Mancuso come tirava, in questo caso conoscevi chi tirava? No, ho battezzato un angolo e devo ringraziare Zappacosta e Fioretti, dove mi hanno anche dato delle informazioni sul giocatore, quindi ecco, sono stato bravo e fortunato. Senti, nelle ultime tre partite 3 punti, ma sono 5 partite che non perdiamo, su 5 partite abbiamo preso 9 punti. Infatti io ho detto che nelle ultime 3 partite questa è quella un po' più brutta delle altre, dove abbiamo demeritato sicuramente a livello del piano del gioco, però come dici tu sono 5 partite consecutive che portiamo risultato, stiamo lì su, siamo quarti, quindi è una bella serie. Siamo contenti, dobbiamo rifarci domenica in casa.